volevamo come dire, intervistare un attimo, far raccontare un attimo quello che è la fonte, la sorgente, il tema da cui nasce lo spettacolo, e cioè la storia vera, no, il libro che Monica Lanfranco ha scritto, che è un libro che è uscito in edicola nonostante fosse ancora un po' una bozza. Esatto, vedete che c'è ancora i segni dell'editore che gli ha fatto le X su quello che era sbagliato. Era una bozza, ma ciò nonostante l'abbiamo pubblicato lo stesso. Uomini che amano le donne, si vede così. E abbiamo qua con noi, puoi dire per favore a questi ignoranti che c'è un momento di cultura, grazie. Abbiamo qua con noi Monica Lanfranco. Ecco, Monica Lanfranco, che vorremmo ci raccontasse, ci introducesse un po' questo libro. Monica, io vado a ruota libera, come tu sai. Se vuoi dire ciao, buonasera, puoi dirlo, se no è finito. Monica Lanfranco, giornalista, formatrice sui temi della differenza di genere, su differenza e conflitto, direttore della rivista Marea, una rivista molto letta dai marinai, poi è arrivato Manutenzioni Uomini a Nudo. A cosa dobbiamo questo passaggio repentino al genere erotico, Monica? Al porno, Uomini a Nudo. Che mai? A un certo punto da Marea, dalla formazione, si passa agli Uomini a Nudo. Come mai? Mi telefonano e mi dicono: vuoi aprire un blog sul Fatto Quotidiano, che è un giornale di un maschilismo proprio dirompente, e siccome sono un cuore tenero, anche se non sembra, e queste sono giovani e mi dicono abbiamo bisogno, io dico sì. E poi sul treno mi casca l'occhio su Internazionale. C'è un articolo di Lori Penny che dice: ah, io ho sempre avuto una grande curiosità per il corpo degli uomini, fin da bambina. Beh, dei bambini, quando era bambina, ovviamente, perché sennò suona brutto. E ha scritto un pezzo con delle domande, e molti uomini in Inghilterra, Guardian, hanno risposto, e lei era entusiasta di queste risposte. E infatti l'articolo si chiamava I veri uomini parlano di sesso. Io mi sono sbagliata, nel senso che, presa da una vertigine di felicità, ho detto: caspita, lo faccio anch'io, in parte dimenticandomi che non era il Guardian e che non siamo in Inghilterra, ma in Italia. E ho fatto un primo post scrivendo 6 domande, dicendo agli uomini lettori: se avete voglia rispondete alla mia email privata. Ma han capito? Cioè, uomini a nudo li ha traviati e pensavano che sono a nudo. Uomini a nudo viene dopo, capito. Noi siamo al livello del libro, perché Uomini a Nudo è venuto dopo, ma è per dirvi da dove nasce. Certo, però tu già proponendoti come femminista, come dire, già creavi un problema, nel senso che la giornalista inglese Lori Penny sostiene che la parola femminismo è diventata impronunciabile nella buona società. Indica insoddisfazione, rabbia perenne. E così anche da noi? Cioè, non ti senti un po' vintage ad essere ancora femminista? No, più che altro mi sento che se lo dici, il minimo che ti viene detto è che sei una nazista. Hanno coniato questo fantastico termine, nazi femminista. Sei una nazi femminista, tutta attaccata. Ci sono stati circa 800-900 commenti sul blog del Fatto, tutti terribili. Diciamo, brutta troia, che hai rovinato l'Italia, tu e le tue amiche, era la cosa più carina. E quindi io sono rimasta turbata, perché un luogo mainstream così, no, pittoresco, non mi era successo di recente, diciamo, insomma, negli ultimi 20 anni mi ero come distratta rispetto ai luoghi misti della stampa, e nella mia email non arrivava niente. Quando hanno cominciato ad arrivare i file, io ho fatto una cartella e un sano copia e incolla, perché ero terrorizzata, avendo una tenera età di 50 e oltre, fino all'estate io non ho toccato questa cartella. Poi ho detto: vabbè, grazie, adesso sei grande e hai messo in moto sta cosa, e guarda. E ho avuto una sorpresa, perché quei 300 che avevano deciso di scrivere a me piccole frasi o flussi di coscienza, ci avevano messo il loro desiderio, forse una parola grossa, la curiosità, no? Di... ma vediamo un po', rispondiamo a questa pellegrina.
solamente al fatto che femminista, vabbè, chissà cosa vuol dire, roba che si mangia, strano essere. Forse attratti anche dallo strano essere, perché in questo paese dirsi femminista appunto ha come risultato il... Ma attenzione, uomini, donne, animali, caloriferi, cioè è trasversale, è una delle pochissime cose trasversali. Ci sei citato grazie. Vabbè, però prima di entrare nel libro, cioè, rimaniamo ancora un attimo su di te, ancora Lori Penny dice: sono femminista perché in Gran Bretagna la parità dei sessi sta tornando indietro come una bigotta che scappa da una riunione di ragazze madri. Ma noi invece in Italia siamo tranquilli, no? Non credi? 8 mesi al governo di Renzi, pari e patto, siamo a posto? Eh sì, siamo a posto. Siamo tranquilli, no? Sì, perché è un paese ideale. Direi quasi il paradiso. Sì. Dopodiché c'è tanta confusione, e questa confusione però non è creativa. Cioè, il problema è che la confusione dovrebbe essere il luogo dal quale attingere per ripartire, per creare movimento, confondere le acque è una bella immagine, peccato che non sia così. I 20 anni passati hanno creato una grande confusione nell'ignoranza, cioè nella profondità di qualcosa di malato che si è radicato, e questo malanno, questo veleno, ha fatto sì che alcune donne che in questo paese hanno cominciato a portare un contributo di pensiero critico, che non vuol dire giusto o sbagliato, vuol dire laterale, dare uno sguardo laterale, sono state immediatamente identificate come nemiche e come un pericolo. In questo paese il pensiero critico, posto non con rabbia e non gridando e non tirando fuori le viscere, quello funziona moltissimo, ma una modalità empatica, ferma, non funziona. E viene immediatamente rubricata come... Poi boh. Ma nemmeno per parlare, come dire, di evoluzione della società, nemmeno negli esperimenti dei movimenti di democrazia partecipata, tu hai scritto e prodotto il cortometraggio video del 2008 Donne da Presidio sull'esperienza femminile di Dalmolin. Nemmeno i movimenti, noi abbiamo il notavo che sono qua a due passi, nemmeno lì secondo te la percezione che le donne hanno di sé, del proprio ruolo, o viceversa, negli esperimenti di democrazia dal basso, le donne sono viste e considerate in maniera paritaria? O manco lì? Sì. La do qui, poi cerchiamo di risollevarci dal cotè depressivo che non è il mio, però alcune verità vanno dette. Sì. Allora, di recente io sono stata contattata da 3 donne di Milano, lontanissime dai miei approdi culturali, che mi hanno raccontato una storia accaduta in un centro sociale. Sì. Una banale, come dire, piccola, disattenta discussione è approdata allo stesso risultato verbale e fisico che sicuramente avrebbe avuto luogo in un posto qualunque, una discoteca o un centro pieno di fascisti. O... E la cosa buffa, adesso è buffo, ma è molto interessante, se non fosse qui ora a Milano, centro sociale, è che il modo per allontanare e soprattutto per offendere le 3, età bassa, la più vecchia tra virgolette aveva 33 anni, la più giovane 20, poi ce n'era una di metà, è stata: le femministe sono morte negli anni 70, depilati, brutta troia. Anche lì torna il troia, è una specie di passepartout, no? Ormai. Allora questa roba qua mi ha veramente basita, e le 3 hanno pensato che potesse essere una buona idea quella di indire una assemblea, cioè un momento pubblico, dove al di là della questione degli aggressori, poi hanno anche lasciato un finestrino della macchina di una delle 3, lasciamo stare fuori questa cosa, no? Parliamo solo dell'aggressione verbale, cioè, che è interessante e già di per sé basterebbe, lasciamo fuori il resto. Ecco, io l'ho trovata un'idea interessante e importante: trasformare qualcosa che poteva rimanere tra loro e gli aggressori in una opportunità politica di allargare, no, il cerchio e ragionare insieme.
com'è possibile che in un centro sociale esista, ma perché va specificato, anche a Roma ci stanno centri sociali anche fascisti nazisti, insomma, di quelle robe delle svastiche, no? Com'è possibile che tra uomini e donne si arrivi lì dove c'è la cultura della ipotetica trasformazione, anzi dell'orrore, no? Di una certa cultura patriarcale, alla fine l'offesa non sia brutta cretina, scema, ma vattene via, ma sia quella, cioè l'offesa sessista, l'offesa pesante, per di più pittoresca, no? Se volete faccio vedere le gambe, io sono dotata di peli, ma a me mi ha molto colpita quella cosa, depilati le ascelle, vai a depilarti le ascelle, dice, ma chissà come mai, no? Chissà come mai dei ragazzi, dei centri sociali esprimono un concetto estetico così vicino a quello, no? Della pubblicità televisiva, della donna depilata, parliamone, è andata male, è andata molto male questa assemblea alla quale io sono andata insieme all'ottantenne, anzi alla novantenne Lidia Menapace, insieme ad altre compagne, amiche femministe, perché questi vent'anni hanno seminato anche ignoranza e difficoltà comunicativa, cioè non ce l'abbiamo fatta a comunicare, non ce l'hanno fatta loro, io poi me ne sono andata, non sto a Milano, non sto lì, però mi ha fatto molto pensare. E chi c'era? Quanta gente c'era? C'erano una cinquantina tra ragazzi, ragazze, gente più grande, c'è stata un'operazione, come dire, politica di tutte cammellate, delle femministe, quelle giuste, giovani, che hanno dato addosso a queste tre, che non erano femministe, erano delle donne, dei centri sociali, però hanno avuto un'intuizione, no? Un'intuizione secondo me buona, cioè discutiamo, poi non importa essere d'accordo, ma almeno entriamo in relazione. È inquietante che non si riesca nemmeno più in luoghi presuntamente, però questo presuntamente è importante, no? Hai citato il Notav. Ecco, io devo dire quello che penso che quella lotta sia una lotta fondamentale, se però tu mi chiedi, rispetto a Dal Molin, quanto germe, no? Quanto seme è riuscito a germogliare sui temi che riguardano la differenza di genere, il femminismo, il pensiero critico delle donne, pervenuto molto poco nel Notav, molto di più nel Dal Molin. E questa è una buona notizia. L'altra buona notizia è che nel Dal Molin si è sviluppato un grande dibattito dentro anche luogo delle donne, che io ho tenuto a battesimo, che si chiamava Donne da Presidio, da Kale, il video, che ha generato un conflitto positivo, non una guerra, un conflitto, e alcune donne si sono separate da quel luogo perché hanno ragionato e non sono trovate d'accordo sulle alcune pratiche di piazza e esterne. Questo però è interessante, c'è stato qualcosa. Sul Notav o... Al momento, non per me. No. Va bene, ma andiamo avanti, cioè come dire, per diffondere, tu sei una delle fondatrici della Radio delle Donne, giusto? Il primo podcast femminista italiano. È vero che il tuo scopo principale è battere gli ascolti di Radio Maria? non ce la faremo mai. Didia Menapace. Radio Maria. Didia Menapace, che hai citato prima, attivista, femminista da sempre, e da sempre attivamente pacifista, ha proposto la Convenzione Permanente di Donne contro tutte le guerre. Il concetto odierno di emancipazione ci offre 5 ministre donne alla difesa in Europa, Norvegia, Olanda, Albania, Germania e da poco anche Italia. Dov'è l'intoppo? Dunque, la Convenzione è un'intuizione politica straordinaria che fa il paio, ed è un'offerta di pratica politica, che fa il paio con il privato politico. Un semplice, il privato è politico, con 4 parole, mi pare. Un programma straordinario, mai tenuto in considerazione dalla sinistra, quella che ne è, quella che era, prima c'era, forse no, non si sa, adesso ho dei dubbi, però... Saltiamo questi misteri mistici, no? Affrontiamoli, di breve. Quasi religiosa, esatto. però il punto è che l'intuizione di questa novantenne è la seguente: le differenze sono una ricchezza ma anche un ostacolo. Com'è che si fa a fare dei percorsi insieme senza A scannarsi, B dividersi come l'atomo, C
producendo cambiamento. Proviamo a convenire laddove abbiamo utilità. Facciamo un percorso, una lotta specifica da qua a qua e conveniamo sulla giustezza di questo obiettivo e lavoriamoci. In questo la critica di questa novantenne ai partiti è stellare. I partiti, dice Lidia, sono ormai arrivati a essere come Sassolini quando se taci il riso, devono essere eliminati piano piano, perché ancora non abbiamo una versione che ci possa essere utile qui e ora, e per evitare, come dire, maggiori danni dobbiamo cercare di navigare. Rispetto alla questione della guerra, ecco, io Roberta Pinotti personalmente non è tanto un fallimento, ma io mi sono proprio sbagliata. Roberta Pinotti, quando la conoscemmo e facemmo una delle prime interviste su Marea, era una appassionata scout, una cattolica che si affacciava, all'epoca sembrò, con grande energia e passione ai temi della società civile, sbaragliò in un quartiere operaio pazzesco di Genova un vecchio trombone del PC, e tutti e tutti pensammo, ecco, che buona cosa, no? Che bello, come interessante questa giovane donna piena di passione possa diventare una risposta nuova, una risposta diversa. Io non lo so, ne parlavo prima con Claudia, se il morbo è quel posto, cioè nel momento in cui tu arrivi a un luogo davvero del potere, che non è il potere verbo ausiliario, ma è il potere, sostantivo assoluto e più che sostantivo realtà, non so se è un morbo, se ti piglia, se devi averci degli anticorpi che non ha quasi nessuno, perché mi pare di capire che insomma, no? Però allora posso dire una cosa, non basta avere la patata, cioè il problema non è patata pisello, io sono contenta e vorrei che il Parlamento non solo avesse più donne, ma che ce ne fossero di più della maggioranza, che ci fossero solo un terzo di uomini intelligentissimi, due terzi di donne straordinarie, ma il fatto di essere portatrice di patata non è un vaccino contro la violenza, contro l'ignoranza, contro la fascinazione del potere. Il 13 di febbraio, alla prima manifestazione di Se non ora quando, io ero in piazza con la telecamera e ho fatto delle domande agli uomini: perché sei qui? Magari poi ne parliamo dopo. La cosa che mi colpì fu un grande cartello, sono pure vegetariana, quindi era il trionfo, l'apoteosi: più zucca meno patata. Che bello. Più zucca meno patata, è meraviglioso. Va bene, dai, passiamo al libro di oggi. Uomini che non amano le donne. Tutto comincia con un viaggio in treno di internazionale, bla bla bla. Lei fa le domande, tu gli fai le domande. Lanci queste 6 domande chiedendo agli uomini di rispondere all'email e quindi arrivano queste 300 risposte, tu fai copia e incolla, decidi di leggere e poi che succede? E poi queste 1800, perché sono 6 per 3, certo, che fa 18, che è l'unica cosa a cui arrivo, poi il resto è terribile, non matematica niente. Mi colpiscono perché, appunto, tornando a quello che ho già detto, questi erano uomini che avevano avuto quantomeno una curiosità e si erano messi lì, a dire: vabbè, questa qua, vediamo, mi ci metto. Rispondono in forma anonima, diciamo. No. Ecco, questa è stata una cosa interessante. Tutti tranne 3, e per cui non ci sono i nomi, però, capito, sono 300, quindi 237, hanno detto pubblichi pure. 3 hanno detto... Fatti loro, io preferirei di no, perché sennò non mi scrivevano. Allora, io non ho messo i nomi di nessuno di questi, ma a me ha colpito, a fronte della violenza anonima, tutti i nickname, quelli brutta di qua, brutta di là, nazi femminista, qui c'è stata la reazione virtuale. Sì, ho rimediato un invito a una pizza e l'ho scritto, perché sono 6 capitoli, stava a dire. Poi c'è un capitolo finale che si chiama Note a margine, dove ci sono le autopresentazioni più pittoresche, se vuoi, no? Dove questi uomini di varie età si raccontano un po', no? Frecros dice: adesso mi provo a rispondere e ti dico, le dico, no? Che ho questa età, vivo qui.
qui, c'ho la compagna, non c'ho la compagna, c'ho dei figli, non c'ho i figli. E uno mi ha invitato, mi dice, quando passi, una pizza. Questo. Ma tu non hai accettato perché ero io, non ho uomini che odiano le donne ha come sottotitolo la parola ai maschi. Yes. Quindi anche una femminista pensa che i maschi abbiano la facoltà di dire cose del genere. Veramente? Assolutamente. Ah, guarda, incredibile. Per una volta, invece che parole di donne sulla sessualità e la violenza, si è chiesto agli uomini di esporsi, di mettersi in relazione, di soffermarsi e pensare su di loro, il loro corpo, i loro desideri, i lati oscuri, eccetera. Hanno davvero ammesso di averne di lati oscuri, di desideri? Dunque, questa è la parte seria, sì. Nel senso che la scelta mia è stata quella di non fare una domanda sul femminicidio, perché di testi dove parla di femminicidio, schizzi di sangue, sempre ovviamente donne che parlano, o quelle morte ne parlano delle altre, è pieno, è una cosa buona. La Dandini ha fatto una pièce teatrale con le voci delle donne morte, parlando di tutta questa massa spaventosa di violenza finale, che quella è la soluzione finale, ammazzi, buonanotte. Perché io no. Primo, il femminicidio allontana gli uomini in un dibattito, perché nessuno di loro è, se non sarebbe in galera, si spera, un femminicida. Però allontana la relazione questa cosa, no? In più gli uomini dicono, vabbè, ma io muoio, ovviamente, se no sarebbero in galera o comunque in procinto di. Allora, com'è che si fa ad affrontare il grande tema della violenza? Si fa che bisogna essere in due a parlarne, metaforicamente. Cioè, o i due generi ne cominciano a ragionare insieme, la mia amica dice una cosa molto ovvia, ma qui la voglio riportare, cioè noi donne ci facciamo di tutto, ma non siamo ancora riusciti a stuprarci da sole, nel senso che se è vero che comunque la violenza, il corpo del violentatore è quello maschile, dobbiamo parlare con gli uomini, ma prima di parlare con gli uomini devono parlarsi, ma anche parlare, anche davanti a uno specchio. Cioè cominciare a dire delle cose che il più possibile siano io mai, ma quello è il mio corpo. Così come le donne, non tutte, alcune, tante ne ho conosciute, hanno detto delle cose sulla loro violenza, sulla loro convivenza, su che cos'è il silenzio, rispetto al sessismo, non tanto è solo alle grandi manifestazioni di violenza, quella vera, no? Ma a quella sottile, a quella quotidiana, al riprodurre lo stereotipo che è il primo gradino su cui si costruisce il sessismo e quindi la violenza. Ecco, è questo il senso, no? Cominciare a fare in modo che gli uomini parlino con le donne, parlino tra di loro. Questa cosa è cominciata a germogliare nel libro. A me ha colpito l'assenza, questa assoluta, devo dire, di autocoscienza più che sulla fisicità della violenza, anche quella, ma l'assenza di consapevolezza della bellezza del proprio corpo riproduttivo, padri non pervenuti, ma anche simbolici, cioè non è tanto fare essere padre, ma il fatto che il loro corpo può essere anche un corpo d'amore, tra virgolette, e non sto parlando del sesso. Sto parlando dell'amore e della sessualità, che però genera la tua futura, si spera scelta, vita anche da padre, no? Santi, eroi, navigatori, padre non pervenuto. Questa cosa me la fece notare Marco Deliu e anche Beppe, che ha scritto, Beppe Pavanna, che ha scritto è uno dei tre uomini che ha accettato di leggere il materiale. Questa cosa, non so se me la volevi chiedere, ma io... Mi faccio la domanda e ti do anche la risposta. No, perché sennò mi dimentico, dettagli, chilometri, su, allora, dai, per pietà, suggerisci faccio veloce, sì. Questa roba qua mi avrebbe, no, dovuto chiedere, ma per esempio, no, questi, cosa di... no, questa cosa del dire io ho in qualche modo... anche paura di avere quel corpo lì. Esatto, proprio. Cioè, non so. Paura di avere quel corpo lì. Ecco,
In parte sì. Sì, in parte i violentatori sono tutti altri, come se non fossero uomini, no? Tutti gli altri, sono sempre gli altri. L'ondata, non solo sono sempre gli altri etnicamente, sono tutti albanesi, sono tutti rumeni, quando poi statisticamente magari, perché dice allora abbiamo trovato su quelli fine della divisione. Ecco, sono sempre gli altri, cioè è l'altro da me, non è la potenza, anche potenziale lavoriamoci. Ma, grazie per quella domanda. No, figura. Uomini che odiano le donne è anche il titolo di un film svedese tratto da un libro, sì, eccetera, eccetera. Perché cancelli quest'odiano sul titolo lo cambi in amano? È un augurio, una determinazione, una convinzione o un presagio? Che bello. Dunque, un augurio. È un augurio. Io, sì, quello gioioso mi piace. No. Sì, l'augurio mi piace. Una determinazione? No. No. Una convinzione? No. No? Un presagio? Sì, sì, perché ho due figli maschi. Porco giù d'accordo. Ed è il lavoro della mia vita, come certo, della vita delle altre donne che hanno scelto di essere madri e che si trovano dei maschi, dei piccoli uomini che crescono. È una, veramente una, non lo so, non so nemmeno come definirlo, però è chiaro che sta dentro anche alla biografia, quindi sì. Un augurio, per esempio. Sì. Senti, ma andando avanti, invece una roba interessante, tra gli aneddoti che hai segnato c'è quello del supermercato, è segnato sul tuo sito. Stai agitandoti tra gli scaffali, vedi un uomo sulla quarantina accucciato che vesse al reparto detersivi per il bucato e lui ti dice: lei che è una donna, dice lui, può indicarmi con che cosa lavare a mano? Lei che è una donna. Quindi nella mente di quel signore è deputata a conoscere per genere i segreti del bucato. Ecco, gli uomini che hai raccolto in questo libro, che hanno scelto di raccontarsi qui così, sono diversi? No. Sono oltre? No. No, no, non credo. Anche non loro. Credo. No, ma è vero, ma sapete, cioè, io non so, io credo che sia capitato anche a voi, e comunque è strisciante ed è inconscio, ma è comprensibile, no? È comprensibile. Credo che non lo so quante generazioni ci vogliono. Parlavamo prima della vincitrice del contest europeo, che è una bellissima donna fino a quando sotto il naso è pieno di barba, no? E ho cambiato anche, ho detto pieno, ma in realtà è piena, non è questo il punto. Il tema è forse anche la paura di cedere, no? di cedere quel pezzo di potere che ti dà anche la sicurezza di te. Chi cavolo sei se non sei alcune cose e non puoi dirti in relazione a che cosa non sei? È il baratro della paura, dell'incertezza totale. L'identità è fissa ed è fatta di certezze granitiche. Lo stereotipo è la certezza granitica e lo capisco perfettamente che sia difficile. Per cui lei che è una donna sa dov'è il detersivo, perché le donne mediamente lo sanno. E la notizia brutta è che i miei figli, 19, 24, raccontano di andare nelle case dei loro amici, quello piccolo soprattutto, ma anche l'altro, che non sanno, amici maschi, quando dico amici intendo proprio maschi, che non sanno, a differenza di loro figli femminista e con un entourage, il loro padre, di persone che non, come dire, cercano di praticare non il sessismo, ma insomma almeno il dubbio, no, sul fatto che sia giusto sbagliato. Beh, questi ragazzi maschi non sanno dove sono le posate in cucina, non sanno dove sono gli strofinacci, i detersivi non sono pervenuti e neanche le lenzuola, e non sanno nemmeno farsi un uovo. Allora, il tema, oltre al baratro che si apre in me, è perché si sformano degli esseri con handicap gravi nella vita quotidiana, perché è grave, non sei un essere autonomo, lascia stare cosa hai in mezzo alle gambe. Se non sai dove sono le posate e non sai neanche fare una pasta, tu sei in pericolo perché non sei autonomo, non sei nel baratro poi della fame, dell'incapacità, ma la faccio grossa e grottesca. Ma è così. Allora, perché produciamo degli esseri con gravi handicap, comunque non autonomi, non era l'autonomia, bla bla bla.
vado a stringere perché quasi ora di aperitivo, anche se le risposte sono interessantissime. Il materiale del libro è diviso in due parti, prima le risposte più brevi di una o due righe, poi quelle lunghe. È vero che su quelle più lunghe le hai dovute integrare tu perché non riuscivano a articolare? È veramente cattivo che ci deve essere qua. Dal libro, la messa in scena, la pièce come la chiamiamo, che sta girando in tutta Italia, che stasera alle 21.15 potrete vedere su questo canale, e vede protagonisti sul palcoscenico gruppi di uomini i più disparati. Dalla squadra di rugby al gruppo di consiglieri comunali. È vero che trovi più sexy consiglieri comunali tu? Favore. Come recluti gli uomini che fai salire sul palco? È vero che devono conoscere a memoria i monologhi della vagina? Faccio un esame prima, effettivamente. Fai un esame prima. Ma questo è interessante. Stasera, con chi? Questo è interessante perché 11 sono arrivati. Sono 11 con alla selezione finale. No, 11 sono i gruppi con quello di giugno, il 3 a Imola. Quindi dal 2013 al 2014 è come se ce ne fosse stato uno al mese, che è incredibile perché è tutta roba priva di stampa a favore, non sono mai andata in televisione e quindi è incredibile. Com'è che si riproduce, no, questo passaparola, questa cosa con donne? Percentualmente sono 11, sono state quasi sempre donne, che vedono il progetto e cominciano a, dal fidanzato, il marito o il cugino del, a dire ma si potrebbe. Uno stasera e i rugbisti, come dire, è stato un desiderio maschile, una conoscenza, una relazione per quanto riguarda i manutentori di stasera, per me fecondissima, con Beppe Pavan e il gruppo di uomini in cammino, per cui percentualmente sono le donne che ancora si trainano, però è anche interessante perché molte donne invece si sono irritate del fatto che sul tema della violenza non fossero le donne protagoniste, e questo è interessante ed è un dibattito che si sta aprendo anche rispetto ai centri di violenza, i maschi, non i maschi, la violenza, no, appunto il tema è spostare lo sguardo. Tutto gli schizzi di sangue, ma i maltrattanti dove sono, no? E tutti gli altri anche. Quindi non è facile, non è per dire che grande lavoro, no, non è un grande lavoro, è una proposta. Però è una proposta che tocca un dato sensibile, anche all'interno del movimento delle donne. No? Quindi la maggior parte dei gruppi arrivano a recitare con te sotto ricatto, gli altri sono incoscienti, non sanno cosa stanno facendo. E cosa cambia il palco rispetto al libro, l'esperienza teatrale, il confronto che io ho diretto col pubblico? Che cosa ha cambiato in te, negli uomini che hai coinvolto in questa avventura? Pare che sono invecchiati tutti di 10 anni, l'ultima che ho visto io. Sì, cioè, è sicuro. Cosa cambia il palco invece del libro? Allora, questo lo devono dire loro. Quello che ha cambiato in me è che quella telefonata di Vano Malcotti, e questo è interessante, è stato un uomo che mi ha contattato e mi ha detto: guardi, se lei si fida io la vorrei incontrare, ho letto il libro ed è una pièce teatrale, io capisco l'italiano ma non ho mai fatto né teatro né scritto di teatro, né vado mai quasi a teatro perché preferisco il cinema e sono ignorantissima, però in 3 settimane questo effettivamente, l'occhio dell'autore teatrale, è diventato una pièce teatrale semplicissima, una roba di parola assolutamente. A me ha cambiato che in un momento di grande affaticamento anche del dibattito all'interno del movimento delle donne, personalmente, proprio, insomma, la fatica di stare in questo paese, io me ne vorrei andare, in questo paese questi gruppi di uomini, ma non tutti poi, però mi hanno dato una grande energia. Questa relazione, forse volendone trovare il lato oscuro, non si autorizzano ancora molto e quindi danno il meglio, però perché no? No? Perché non provare a mettersi in relazione anche col vestito buono, almeno all'inizio, no? E appunto essere un desiderio di, esattamente come il video che vedremo all'inizio, la preghiera di Wenzler, che io sia, possa io, anch'io, non è che sono imparata, però il fatto che questi uomini dicano proviamo, beh, è già qualcosa rispetto al nulla o al brutta troia nazifemminista. Caspita. Va bene, benissimo. Quindi un'ultima domanda: hai un detersivo da consigliare?